Ok, quindi a questo punto darei la parola al professor Marco Andreatta. Prego, professore. Grazie, buongiorno, benvenuti. C'è una classe del liceo classico, mi pare? Bene, vediamo se riesco a entrare in sintonia con voi, e grazie anche ai partecipanti non scolastici. Allora, qui vediamo un po', perché non sono riuscito a collegare il mio computer, quindi ho usato il computer qui della sala, che se faccio la presentazione me la fa a metà, quindi devo andare così, insomma, spero che riusciate a vedere, no? E vorrei parlarvi di questo libro che ho scritto, Archimede, l'arte della misura. È da alcuni anni che, diciamo, io sono appunto un professore di geometria all'università, insegno geometria, e è da un po' di anni che mi dedico un po' alla divulgazione. Ho scritto un paio di libri per il Mulino, questo è l'ultimo, e mi ha dato una grande soddisfazione, lasciatemi riempirmi la bocca. In dicembre ho vinto il premio nazionale di divulgazione scientifica per la classe di scienze con questo libro, quindi un libro che è piaciuto a Roma, sono molto, molto fiero, e mi è stato chiesto appunto dalla casa editrice del Mulino, che hanno una serie sulle formule. E allora, quando mi hanno chiesto cosa vuoi fare, io, diciamo, ho esagerato, ho detto: ah, vorrei parlare della formula di Einstein sulla teoria di campo, eccetera, eccetera. Allora mi hanno detto: ma come mai si vuole parlare di questo? Ma dico, perché secondo me, e c'è una storia tra queste formule, che parte dalla formula di Archimede e arriva fino ad Einstein. E allora mi ha chiesto, l'editore mi ha chiesto: ma cos'è la formula di Archimede? Ma dico, la formula di Archimede, non so se la vedete, è l'area della sfera, 4π greco r quadro. Che bello, che bello, faccia un libro su questo. Allora io ho detto: ma mia, fare un libro su una figura di 2000 anni fa, mi sembra una cosa un po' ridicola. In realtà poi avevano ragione, mi sono divertito molto. E alla fine sono riuscito, anche metà del libro è su Archimede, ma l'altra metà, forse tre quarti, diciamo, è proprio su questa storia di misurare, e arrivo fino ai giorni nostri. Allora, lasciatemi partire raccontando di Archimede, che è una figura storica davvero singolare, che proprio grazie alla scrittura di questo libro poi ho approfondito. Probabilmente tanti di voi conoscono Archimede, era un ingegnere, era un fisico, diciamo, perché studiava l'idrodinamica, era un ingegnere militare, perché ha difeso Siracusa, poi vediamo tra un attimo, ma soprattutto era un matematico. Lui era fierissimo dei suoi lavori di matematica. Era anche una persona che viveva in questa polis greca di Siracusa, nel 400 a.C., e quindi era anche un personaggio politico, perché era consigliere del tiranno di Siracusa. È una figura altamente popolare nella cultura popolare. Questo, spero che si veda, è la scuola di Atene, in particolare della scuola di Atene di Raffaello, e qui è raffigurato appunto Archimede. Vedete che sta disegnando per terra un cerchio, e quindi nella cultura popolare. E questo, non so se lo conoscete, è un personaggio di Walt Disney che si chiama Archimede Pitagorico, ed è una delle cose un po' problematiche sempre in Italia. Quando io dico c'è Archimede, e tutti mi dicono: ah sì sì, lo conosciamo, Archimede Pitagorico. No, sono due personaggi, uno è Archimede e l'altro è Pitagora, però la fantasia di Walt Disney ha messo in piedi questo personaggio, che è importantissimo, bellissimo, e vedete qui che fa delle bolle quadrate, no? Mi è piaciuto molto. Questa è la copertina di Topolino di quasi 30 anni fa, che ho conservato gelosamente. E questo invece, tanto per capire come è una cosa importantissima per noi matematici, è la medaglia Fields, che è il più grande premio che un matematico possa prendere. Non c'è il Nobel per la matematica, per varie ragioni, diciamo più o meno romanzate, ma di fatto non c'è. E allora questo miliardario americano ha creato un equivalente di un premio Nobel che si chiama Fields Medal, e sulla medaglia Fields è raffigurato Archimede con il suo motto: elevarsi al di sopra di se stessi e conquistare il mondo. Questo è dunque nell'immagine Archimede, un personaggio poliedrico, e qui volevo farvi vedere, vediamo se funziona, una cosa bellissima. Come faccio a farlo partire? Eccolo qui. Vediamo se è partito.
No, è qui. Allora, nel 1914 un regista italiano, Pastrone, a Torino, realizzò in collaborazione con Gabriele D'Annunzio il primo grande colossal della storia del cinema. È Cabiria ed è il racconto dell'assedio di Siracusa. Questo film, io l'ho trovato su YouTube, è bellissimo, è più bello di Guerre Stellari, secondo me. È un film del 1914, come ho detto prima, il primo grande colossal della storia, ed ecco qui, vedete, a un certo punto appare Archimede. Allora, voi sapete che, diciamo, le guerre puniche, ci sarebbe anche un audio ma non funziona, ma l'audio è una musichetta, insomma, molto bella però. Ecco, le parole sono di D'Annunzio, vedete, ma un vecchio sapiente solleva la fronte della sua meditazione e crea per la difesa delle mura e le macchine irresistibili. Cartagine contro Roma, Archimede, consulente del tiranno Ierone, lo consiglia di allearsi con Cartagine. Ahimè. Ecco qualcosa si sente adesso. E i romani a un certo punto prendono l'assedio a Siracusa, l'assedio dura 2 anni e poi riescono. E grazie ad Archimede, che crea una serie di macchine belliche, riescono a fermare l'invasione per almeno 2 anni. Ed ecco qui, guardate che bello questo esperimento, i famosi specchi parabolici, specchi ustori, vedete? Qui secondo me Piero Angela sarebbe fierissimo di vedere questo. Vedete, lui piega, è un esperimento di fisica, converge, prende i raggi del sole con uno specchio di forma parabolica, li orienta in un punto e crea il fuoco. E poi ecco qui, in questo film, veramente è costato parecchio, ma ha reso 10 volte tanto quello che è costato, quindi è stato un successo, è stato esportato negli Stati Uniti. Guardate le parole di D'Annunzio: l'ordigno non mai veduto si mostra all'improvviso divinamente simile a un fascio di folgori silenziose. Ecco qui che guardate, sembra Star Trek. Lo specchio parabolico si vede, Giorgio? Sì. Eccolo qui, Archimede che difende Siracusa e orienta i raggi del sole verso le navi romane, che a un certo punto si infiammano, prendono fuoco. Non è chiaro storicamente se questi specchi ustori funzionassero davvero, sembra che sia più una leggenda. Di sicuro Archimede aveva organizzato una serie di macchine, di balestre, di rostri con cui alzava le navi romane e le rovesciava, per cui appunto adesso, insomma, smettiamo, andiamo avanti, vediamo. Ok, la presentazione funziona così e così, ma insomma spero di raccontare. Quindi questa è la figura storica, tra il resto vedete di una modernità impressionante, perché ahimè io ho fatto vedere queste immagini con un po' di enfasi eccetera, però sapete che stiamo vedendo delle immagini di guerra abbastanza agghiaccianti, e non c'è dubbio che anche in queste guerre attuali gli scienziati, i matematici sono importanti, perché tutta la parte, diciamo, questa, anzi molto più che nell'assedio di Siracusa oggi, insomma, ci sono dei matematici che stanno preparando delle armi. Questa è la realtà. Ecco, però Archimede era affascinato dalla geometria. Lui faceva questi lavori per la difesa di Siracusa in quanto cittadino, in quanto intellettuale. Poi nel libro racconto un'interpretazione di uno storico braccesi che mi raccontava, sapete, la morte di Archimede. Archimede è morto trafitto dalla spada di un centurione,
romano che è entrato, e la Vulgata dice che lui stesse facendo dei teoremi, questo teorema, e gli ha detto non disturbarmi. Allora lo soldato romano si è arrabbiato e l'ha ucciso. In realtà sembra che sia stato un ordine preciso del console Marcello, dire appena entrate a Siracusa fate fuori questo intellettuale che è scomodo, uccidetelo. E Bracesi ha una serie di Plutarco e Livio, di citazioni storiche in cui sembra evidente che c'è stato un ordine preciso di uccidere una persona importante, un matematico importante che poteva dar fastidio una volta prigioniero per Roma. E comunque, diciamo, ecco, il personaggio era affascinato dalla sfera. Allora, prendiamo la seconda parte del titolo di questo libro, Archimede ne ha un po' parlato, l'arte della misura. Noi tutti sappiamo più o meno come si fa a misurare. Come si fa a misurare? Come si fa a misurare questo tavolo? Si prende il metro campione e se lo riporta tante volte. Quindi questo tavolo, secondo me, è lungo 2 metri, 2,5 metri, 2,35 metri. Allora, come si fa? Prendo il metro, 1, 2. Quindi, commensuro, paragono la lunghezza di questa tavola con un metro campione. Quindi è commensurare, no? L'arte del commensurare. Allora, è facile calcolare la lunghezza del tavolo oppure la sua area la commensuro con dei quadrati unitari che ci stanno dentro. Questo tavolo sarà 2 metri quadri, 1 metro quadro, quindi lo commensuro con un quadrato. Molto più difficile è commensurare la sfera. Come faccio, preso una sfera, a vedere quanti quadrati, con quanti quadrati riesco a coprirla? Perché la sfera è tonda, no? E Archimede scrive un libro, e questo, ragazzi, è il forte, sulla sfera e sul cilindro. E sono andato a leggerlo un po', con le traduzioni, io non so greco, anche se dicono che è un greco bellissimo, voi lo potete forse apprezzare, e ci sono dei testi in cui trovate il testo greco, è un greco ellenistico, dicono che è proprio stupendo. Io ho letto le traduzioni e mi sono fatto aiutare. In seguito dice... scrive, essendomi imbattuto in teoremi degni di considerazione, composi la loro dimostrazione. Già questa frase a me piace tantissimo, questo fatto di essersi imbattuto in un teorema degno e di comporre la dimostrazione. Mi farebbe piacere che magari anche voi mi poteste dare un parere, voi classici, qual è la parola greca che ha usato per dire comporre, perché noi diciamo ne diamo la dimostrazione, ne costruiamo, invece lui ha detto proprio comporre la dimostrazione, ed è questo: ad ogni cilindro con base uguale al cerchio massimo di una sfera uguale e altezza uguale al diametro è una volta e mezzo la sfera, e la sua superficie totale è anch'essa una volta e mezzo la superficie della sfera. Vi faccio vedere con un disegno che cosa ha fatto. Lui ha preso la sfera e ha preso il cilindro circoscritto, quindi un cilindro che ha come base la stessa il cerchio massimo della sfera e come altezza 2 volte il raggio, d'accordo? E lui ha detto: l'area della sfera è commensurabile a quella del cilindro. Anzi, dice qualcosa del genere: ogni cilindro altezza è una volta e mezzo la sfera, e la sua il volume e la sua superficie totale è anch'essa una volta e mezzo la superficie della sfera. Queste proprietà sono da sempre inerenti alla natura delle figure menzionate, ma sono rimaste ignote a coloro che prima di noi si occuparono di geometria, dal momento che di nessuno di essi comprese che esiste commensurabilità tra queste figure. Cosa ci dice? Ci dice che l'area della sfera è uguale una volta e mezza, insomma, basta fare, all'area del cilindro circoscritto. Ora, arrivano i ritardatari. Questi arrivano da Norcia, forse. Buongiorno ragazzi, venite da Norcia? Si vede? Avete camminato fino lì? Quindi come facciamo? Come recuperiamo quelli di Norcia? Partiamo da qui. Sono molto felice di avere un
amico matematico in prima fila che mi corregge. Se... E, scusate a quelli che sono qui, magari aiutiamo quelli che sono appena arrivati. Sto parlando di Archimede. Siete arrivati alla parte importante. Prima ho chiacchierato su chi era Archimede, sul suo contributo alla guerra contro i Romani. Lui era schierato con i cartaginesi, ma la sua grande trovata era quella di aver commensurato, fatto vedere un confronto tra l'area della sfera e l'area del cilindro, e di aver fatto vedere dell'area del cilindro circoscritto, un cilindro preciso questo. Quindi ha fatto vedere che l'area della sfera è commensurabile a quel cilindro. Ora vedete, l'area del cilindro è facile, perché il cilindro lo taglio, lo apro e diventa un rettangolo, e quindi è base per l'altezza. Quindi il cilindro, allora lui in realtà cilindro uguale proprio, e allora l'area del cilindro, se lo tagliate e lo aprite, è base, che è 2 pi greco r, perché è la circonferenza, per l'altezza, che è 2r, e quindi 2 pi greco r per 2r è 4 pi greco r quadro. E ha trovato una formula davvero meravigliosa, è riuscito a calcolare l'area della sfera commensurandola con una figura facile da calcolare, che è il cilindro, che è un rettangolo. Questo teorema, in cui lui si imbatté e in cui decise di darne una dimostrazione, lo considerò il suo più grande risultato e chiese che venisse messo sulla sua tomba questa figura, la figura sulla sinistra, una sfera con il cilindro circoscritto, e infatti Cicerone, qualche centinaio di anni dopo, 100-200 anni dopo, passa per Siracusa e testimonia di aver visto la tomba di Archimede e di averci visto inciso questa figura, che è il risultato più grosso di Archimede. E questo è l'incommensurare. Allora, questo, vedete, è l'inizio dell'arte per me, l'inizio dell'arte della misura è prima, con Euclide. Euclide ci dice come si fa a misurare, cioè cosa vuol dire, cioè si commensura, si guarda quante volte ci sta un quadrato di unitario sulla sfera. E Archimede però fa un passo decisivo, riesce a commensurare oggetti tondi, e l'idea è quella di paragonarli a qualcosa di più semplice. Questo è per sempre nella storia della matematica l'idea grossa, quella di prendere oggetti complessi e commensurarli con qualcosa di più semplice di cui riusciamo a calcolare. Questo è quello che si fa oggi nelle scuole, quando si calcola un integrale, quando si calcola un volume, quando si calcola, si cerca di commensurarlo con funzioni a scala, con funzioni, diciamo, che siano facilmente maneggiabili. Sulla destra vi ho dato un'idea, ho fatto un disegno in cui do la dimostrazione di Archimede, nel libro è scritta bene, e Archimede la sua dimostrazione la fa tagliando con dei piani paralleli e costruendo quindi dei collari sul cilindro e dei collari sulla sfera, e dimostra che il collare sulla sfera ha la stessa area del collare sul cilindro, non so se li vedete, e la dimostrazione ne dà due dimostrazioni, una stupenda utilizzando le leve, sapete che Archimede era quello, datemi un punto d'appoggio, vi solleverò il mondo, lui aveva creato tutta una teoria matematica e ingegneristica e fisica basata sulle leve, basata sui suoi esperimenti, era un matematico sperimentale, e aveva quindi, diciamo, pesato il collare della sfera e il collare del cilindro, aveva fatto vedere che hanno lo stesso peso, la stessa superficie, e quindi era arrivato a dimostrare questo teorema. Una situazione bellissima, la prima la fa con le leve, la seconda la fa con una tecnica di esaustione che non racconto un po' nel... Ecco, io mi sono appoggiato a questo matematico e traduttore olandese che traduce in inglese, e poi è stata fatta anche una traduzione in italiano, ce ne sono tantissime traduzioni di Archimede, questa è una delle ultime. Archimede fu scoperto
nel 1300-1400, uno dei primi che traduce Archimede dal greco in latino è un matematico di Urbino, Commandino, che prepara la traduzione che poi verrà utilizzata da Galilei. Ecco, qui osserva, vedete, Archimede esprime qui, nelle frasi che vi ho detto prima, la propria meraviglia per il fatto che alle figure geometriche possono inerire notevole proprietà che, per non essere esplicitate dalla definizione, rimangono a lungo ignote, nonostante la loro semplicità. Si tratta, insomma, del tipico stupore del matematico nei confronti della ricchezza intrinseca e insospettata delle proprie definizioni. Io qui mi ci trovo moltissimo, perché effettivamente è vero, cioè Archimede rimane stupefatto lui stesso che la sfera possa essere collegata col cilindro, ed è uno degli stupori tipici dei matematici. Vediamo, eccolo qua. Ma questo magari lo salto. Andiamo a parlare, ecco, allora io vi ho raccontato un po' di Archimede, del suo grande risultato. Vi ho anche raccontato che Archimede a un certo punto scompare perché sembra che gli arabi ricopiassero poco degli scritti di Archimede. Archimede ricompare negli scritti verso il 1300, soprattutto nel 1400 viene tradotto Commandino, un altro traduttore di Archimede dal greco al latino è Tartaglia, famoso matematico di Brescia e di Milano, e chi riscopre completamente Archimede è Galilei, il quale dice a un certo punto che lui deve tutta la sua formazione matematica alla lettura degli scritti di Archimede, e che Archimede veramente gli ha dato un... E voi, diciamo, la seconda cosa che io ho letto, oltre ad aver letto un po' di scritti di Archimede, tipo La sfera e il cilindro, è questo bellissimo libro, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze di Galilei, stampato 6-8 anni dopo il processo, il famoso processo Galilei, e guardate che mi ha fatto anche lì una certa impressione, stampato a Leiden in Olanda, quello che adesso è l'Olanda, quindi al nord, perché Galilei aveva paura di stampare un libro di questo tipo in Italia, perché aveva paura di essere il nostro processo. Questo è un libro stupendo, Calvino lo considera una delle opere fondamentali della narrativa italiana, al pari di Dante, Boccaccio, Petrarca, insomma. Io ho sempre guardato un po' così con sufficienza, dicendo, poi sono andato a leggere questo libro, a vedere alcune cose, ed è veramente molto divertente. E in questo libro, a un certo punto, lui rifà la dimostrazione di Archimede, ridimostra che si può commensurare la sfera col cilindro circoscritto, e fa una dimostrazione bellissima, magari vi leggo alcune parti e ve la vediamo, ce le ho qui per farvi vedere anche come parla Galilei, scusate, e vediamo, eccolo qui, e se andate a leggerlo, questo libro, se andate a vederlo, è molto divertente, è un dialogo tra tre personaggi, un personaggio che si chiama Sagredo, che è il ricco nobile che ha un palazzo sul Canal Grande, quindi questo libro è un racconto di conversazioni che si tengono sul Canal Grande, su un grande palazzo del Canal Grande, molto affascinante, quindi c'è l'acqua del mare sotto. Sagredo ospita questi altri due personaggi, uno è Salviati, che è Galilei, e l'altro è Simplicio, che è un gesuita, un teologo, quindi Simplicio di nome e di fatto, e quindi ci sono queste... E a un certo punto Galilei dice, Salviati, in questo dialogo dice, vi faccio vedere come facciamo? Guardiamo la figura sulla sinistra. È necessario farne la figura. Pertanto intendasi il mezzo cerchio
AFB, lo vedete un semicerchio, AFB, il cui centro C ed intorno ad esso il parallelogramma rettangolo ABEB, quindi è un semicerchio con un rettangolo, e siano tirate le rette CD e CE, quindi vedete le due rette che partono dal centro della base superiore del rettangolo, e tirate giù due rette, figurandoci poi il semidiametro CF perpendicolare a una delle due ABDE, immobile, intendiamo intorno a quello girarsi tutta questa figura. Quindi vedete, la figura sulla sinistra è un rettangolo che contiene un semicerchio e un triangolo. Lui dice: prendiamo CF e lo teniamo immobile e facciamo girare la figura. La figura sulla destra l'ho fatta io, l'ho fatta girare, ok? Perché adesso è più facile con il computer farla girare e vedere. Intendiamo intorno a quella girarsi questa figura. È manifesto che dal rettangolo ADEB verrà descritto un cilindro, dal semicircolo AFB una mezza sfera e dal triangolo CDE un cono. Quindi se facciamo girare la figura sulla sinistra attorno a CF otteniamo un cilindro, una mezza sfera e un cono. Inteso questo, voglio che ci immaginiamo essere levato via l'emisfero, lasciando però il cono e quello che rimarrà del cilindro, il quale dalla figura che riterrà simile a una scodella, chiameremo pure scodella, della quale e del cono prima dimostreremo che sono uguali. Non so se avete... stiamo leggendo Galilei e si capisce. Quindi prende questa figura, la fa ruotare, ottiene un cilindro e una semisfera, toglie la semisfera e gli rimane una scodella che chiamerà scodella, ed oggi è chiamata la scodella di Galilei, e vuole dimostrare che la scodella ha lo stesso volume del cono. Quindi, diciamo, un po' più complicato di Archimede, no? Lui vuole, lo fa sul volume, dimostra che il volume della scodella è uguale a quello del cono. Il volume del cono è facile, è base per altezza diviso 3, questo lo sapevano i greci, lo si sa. Quindi lui commensura il volume della scodella col volume del cono. È una tecnica molto complicata, che adesso faremo vedere, e quindi una volta che ha il volume della scodella, ovviamente ottiene anche il volume della semisfera, no? Perché prende il volume del cilindro meno il volume della scodella, ottiene il volume della sfera. Quindi anche lui porta avanti. Allora, spero di non essere troppo pesante, troppo noioso, ma sono cose importanti, veramente cambia la storia della matematica, diciamo. Cioè Galileo e Archimede mille anni prima, quasi 1800 anni prima, fa questo teorema. Galilei lo rifà in altro modo, commensurando una scodella con un cono, e lo fa, per chi di voi ha fatto un po', con un principio del suo collega ed allievo Cavalieri. Cavalieri ha fatto vedere allora che se voi prendete due solidi diversi e li tagliate con fette orizzontali, e se l'area delle fette orizzontali sono uguali per ogni fetta orizzontale, allora i due volumi sono uguali. Questo è il principio di Cavalieri, che si dimostra con l'analisi moderna, okay? E quindi è un modo di commensurare due solidi diversi tagliandoli con fette, un principio innovativo, fondamentale, che oggi viene utilizzato sempre, insomma, per calcolare l'area, il volume di un solido e il volume di un altro, lo si commensura con le fette orizzontali. Principio di Cavalieri. Viene enunciato un principio importantissimo e Galilei lo usa. Lo usa e fa vedere che le aree grigie, evidenziate, l'area grigia evidenziata dalla scodella è uguale all'area del cono. E questa dimostrazione è semplice, ma non vado a farvela perché è geometria, e quindi una volta che ha fatto per questo, però volevo leggervi una cosa che mi ha affascinato.
vi prego un attimo di pazienza perché vado avanti leggendo Galilei, poi insomma, forse la cosa più importante è Archimede e Galilei, poi magari vi parlo un po' di Einstein, ma velocemente. E guardate cosa dice. Rimane affascinato del fatto che le aree grigie, sto guardando la figura sulla destra, il cerchio è uguale alla sua, al suo bordo. E dice, ma guarda che bello. E dice, dal che ne segue la meraviglia accennata, cioè che se intenderemo il seccante piano successivamente innalzato verso la linea B, sempre le parti dei solidi tagliati sono uguali, sono sempre uguali, come anche le superfici che sono basi loro. La cosa strana, dice, quando le loro basi vanno a terminare, l'una coppia di loro in una circonferenza di un cerchio, se andiamo giù bassi abbiamo una circonferenza di un cerchio, e l'altra in un sol punto, che tali sono l'orlo supremo della scodella e la cuspide del cono. Or mentre che nella diminuzione di due solidi si va sino all'ultimo mantenendo sempre tra essi la egualità, ben par conveniente il dire che gli altissimi e ultimissimi termini di tali menomamenti, che bello, restino tra di loro uguali, e non l'uno infinitamente maggiore dell'altro. Attenzione, stupidissimo. Par dunque che la circonferenza di un cerchio immenso possa chiamarsi uguale a un solo punto. Lui è molto perplesso, dice, io ho fatto la mia dimostrazione, io se mi muovo, a un certo punto uno va a finire in un cerchio e l'altro va a finire in un punto, ma com'è possibile che il cerchio sia uguale al punto? Lui ne rimane, e questo che accade dei solidi, accade paramente per la superficie, aspettate un attimo, e notate appresso, che quando ben fossero tali vasi capaci degli immensi emisferi celesti, tanto gli orli loro supremi e le punte dei contenuti coni, servando sempre tra la loro ugualità, andrebbero a terminare quelli in circonferenze uguali dei cerchi massimi degli orbi celesti e questi in semplici punti. Quindi lui dice, non capisco, e lascia lì la cosa, dice, la dimostrazione è fatta, però agli estremi avrei che un cerchio è uguale al punto, e se io applico questa teoria ai cerchi celesti, avrei che il cerchio celeste, che l'emisfero celeste, è uguale al punto. Allora io quando ho letto questa cosa qui ho detto, cavolo, questo lui ha capito i buchi neri. Cioè il buco nero che è già dovuto col... E ho scritto questo sul libro. E ovviamente un filosofo della scienza mi ha detto, ma non si può fare un confronto tra Galilei e Stephen Hawking o Roger Penrose. Infatti ho scritto a Roger Penrose per chiedergli, ma le sembra che questo sia? E mi ha risposto un segretario di Roger Penrose, che è il premio Nobel per la fisica, dicendomi che il professor Penrose è molto anziano e non risponde più alle mail, giustamente, cosa va a rispondere a una... Però la frase è veramente molto suggestiva. Vedete, c'è una spiegazione matematica a questo che Galilei non poteva avere. Questa è una, lui fa una teoria della deformazione, deforma delle figure, e nella teoria delle deformazioni matematica si può rendere rigorosa con la teoria del limite, eccetera, agli estremi può creare delle singolarità. Quando voi fate una deformazione di un oggetto geometrico potete arrivare all'estremo che c'è un punto singolare e quindi la figura collassa, ed è questa è esattamente la teoria di buchi neri. La teoria di Roger Penrose e Hawkins è proprio quella della deformazione, che a un certo punto si va in una catastrofe, in un punto singolare, le geodetiche terminano, dice Penrose, e quindi diciamo c'è un punto singolare. Quindi è esattamente questa, la teoria è vera, è questa, che questa, diciamo, ovviamente la teoria di Roger Penrose e Hawkins è in quattro dimensioni, è una cosa più complicata, però io ho trovato affascinantissimo che come in questa fatica di Galilei di interpretare Archimede, lui sia arrivato alla dimostrazione totalmente originale, basata sul principio di Cavalieri, che porta, l'ha provato a interrogarsi su massimi sistemi e ha ancora un po' di tempo, sì. Bene, in questa storia dell'arte della misura si parte da Archimede, si passa per Galilei e per tanti altri, e poi a un certo punto si arriva a questo personaggio che mi piace tantissimo, che è Carl Friedrich Gauss, matematico, non so se avete mai sentito parlare, è assolutamente
diciamo, che credeva molto in se stesso. Lui diceva: il più grande matematico dell'antichità è Archimede, il più grande matematico della modernità sono io. Quindi diceva: io sono bravissimo come Archimede, forse meglio, però io sono moderno, Archimede è antico. E Gauss fa una cosa bellissima, che io cito spesso questa, scrive un libro sulle superfici curve. Vi leggo questa frase che trovo stupenda, è la prima volta che definisce che cos'è una superficie. Voi del classico, ditemi se è un latino un po' così, no? E dice che una superficie non è tanto un limite di un solido. Una volta uno pensava alla sfera come il limite della palla, no? Il limite, la buccia di una mela, no? La buccia di un di una figura. Ma dice, piuttosto che pensarla come la buccia, io vorrei pensarlo come un solido di cui una dimensione è nulla. Insomma, in altre parole, lui sta dicendo che una superficie è una cosa bidimensionale, che ha due dimensioni. Cioè, è un solido di cui una dimensione viene ridotta. Quindi lui sta parlando di dimensioni, no? Che è una cosa, cioè una superficie è una cosa di due dimensioni. Una curva è una cosa che ha una dimensione, può andare solo in una direzione, anche una superficie può andare avanti, di lato, ma non può andare su e giù. Quindi è una cosa che ha dimensione. E quindi questa frase, a mio avviso, all'avviso di molti storici, diciamo, è una frase che cambia un po' la storia della misura e va a pensare, noi si dice matematici adesso, che Gauss ha una visione intrinseca della superficie, cioè pensa alla superficie come qualcosa intrinseco, non nello spazio, che è una cosa che facciamo anche noi. Noi viviamo nella sfera, ma di fatto non è che sappiamo che la sfera sta nello spazio. Noi quando camminiamo stiamo camminando su una sfera, sul nostro globo terrestre, e siamo interessati solo a muoverci lì, o al limite di prendere un aeroplano, andare un po' sopra e viaggiarci così. Però diciamo, fino a che non si va nello spazio, diciamo, siamo ancorati alla nostra. E Gauss fa una formula molto bella, che non vado a raccontare, il teorema egregium di Gauss, che estende la formula di Archimede, secondo me, ma insomma, nel libro racconto questa cosa di Gauss, che non solo per l'area globale ma anche per pezzi di area, e soprattutto da il là a questo grandissimo matematico, per me sono sempre preoccupato che si veda un po' la figura, perché devo fare questa presentazione. È il suo studente Riemann, il quale scrive questo, cioè non scrive, questa è una lezione che Riemann dà alla facoltà di filosofia e giurisprudenza per ottenere l'abilitazione all'insegnamento a Gottinga, e scrive questa lezione dal titolo Sopra l'ipotesi che stanno alla base della geometria. E il titolo glielo dà Gauss, dopo aver discusso altri due o tre titoli che Riemann proponeva. Gauss era veramente abbastanza odioso come persona e come professore, considerava i suoi discepoli, i suoi studenti proprio una nullità, e quindi a un certo punto diceva: vabbè, fammi questo. E Riemann fa una lezione stupenda che viene pubblicata dopo la sua morte, perché Riemann muore giovanissimo, quindi ottiene l'abilitazione e rimane, diciamo, e Gauss ne rimane estasiato e dice: porca miseria, allora questo è bravo davvero, no? E cosa scrive in questa lezione? Prontissimi a capire qualcosa di complicatissimo. Mentre Gauss diceva una superficie è una cosa che ha due dimensioni, Riemann saluto e dice: ma perché due dimensioni? Potrebbe averne due, potrebbe averne tre, potrebbe averne quattro, potrebbe averne cinque. Quindi un oggetto geometrico, la geometria, alla base della geometria, c'è il concetto di quello che lui chiama Mannigfaltigkeit, di varietà, che è un oggetto che ha n dimensioni. Non è una curva, non è una superficie, può essere una curva, una dimensione, può essere una superficie, può essere uno spazio tridimensionale, 3, può averne 4, 5, n. Fantastico. Come gli sia venuta in mente questa cosa? Tantissimi oggi mi chiedono: ma come si fa a vedere la
quarta dimensione, una quinta dimensione, è difficile. E il primo che le vede, che dice, è Riemann, e una cosa che mi piace moltissimo è che come primo esempio di varietà a n dimensioni lui descrive i colori. Sapete che sono i colori fondamentali, e con questi colori, tre colori fondamentali, oppure se ci mettete il bianco e il nero, 5, e mescolando opportunamente un tot di verde è un colore fondamentale, adesso prendete i tre colori fondamentali, prendete un mezzo un colore, un terzo un altro, più, fate una combinazione di questi colori, ottenete un terzo un altro colore, no? Quindi ogni colore può essere descritto da un certo numero di parametri, e lui per la prima volta dice benissimo, fare geometria significa avere dei parametri, n parametri, e questi parametri io misuro, quindi mi muovo. Vedete, io l'ho scritta su Gauss, spero che sia chiaro, cioè una cosa sembra banale, no? Una superficie è un oggetto in cui ti puoi muovere in due dimensioni. Gauss capisce, cioè, che ci sono due coordinate, la longitudine e la latitudine, lo sappiamo anche noi, allora sì, cioè, nella sfera ti puoi muovere longitudinalmente, ma non ti misuri in altezza. Bene, Riemann dice, ma non facciamo questo, facciamolo in n dimensioni. Diciamo così, immediatamente nessuno lo capisce Riemann, e domani farò anche una conferenza dal titolo L'astrazione tra arte e matematica, in cui vorrei proprio, partirò da qua, da Riemann, dai colori e dal fatto delle varietà unidimensionali, e una delle cose che secondo me, non sono proprio uno storico, ma sono abbastanza convinto, sono due le persone che partecipano alla lezione di Riemann e lo capiscono, e sono due italiani, Casorati, Beltrami e Casorati, due italiani di Pavia, due giovani matematici di Pavia, che vanno alla lezione di Gottinga e ne rimangono fulminati, e scrivono due testi fondamentali, Casorati sulle funzioni di variabile complessa, e Beltrami sul modello della pseudosfera, una geometria, è dal primo modello di geometria non euclidea, E mi piace moltissimo perché nell'introduzione del libro di Casorati scrive in maniera molto divertente, dice, siamo andati a Gottinga, abbiamo sentito questa conferenza di Riemann, nessuno ci capiva nulla, ci siamo accorti che nessuno capiva, e allora siamo tornati, abbiamo deciso di scrivere un libro e di provare a scrivere quello che noi abbiamo capito, no? E loro hanno scritto questo libro nel 1868, che è esattamente quando è uscita questa cosa, e devo dire che la matematica, chiamiamola mondiale, europea, insomma, arrivò molto dopo, e il contributo di Casorati e Beltrami, è andato un po' perso perché è stato scritto in italiano, purtroppo, e solo all'inizio del Novecento, vabbè, mi sto avventurando. Quindi lui parla di una varietà n-dimensionale e soprattutto parla le variabili, le n-variabili, mi seguite, sono collegate tra loro per definire quella che lui chiama una metrica, un modo per misurare. Quindi abbiamo un oggetto con n dimensioni su cui si misura in qualche modo, ok? E attenzione, il modo in cui si misura dipende da come è curvato questo spazio. Quindi questo spazio è curvo e la curvatura determina il modo di misurare. Quindi vedete, l'arte della misura diventa astratta, diventa magnifica. Lavoriamo su, se vogliamo, su una curva, a seconda di come è curvata la curva, misuriamo le distanze. Se la curva è dritta, misuriamo con la distanza euclidea, se la curva è storta, la misura si allunga. Su una superficie, a seconda di come è curva, noi facciamo le misure. Su uno spazio tridimensionale, allora, non so se mi seguite, se riusciamo a capire. Questo è l'inizio di quello che viene chiamato la teoria, la geometria riemanniana, la geometria di Riemann, una varietà n-dimensionale con un modo di far misura, che è fondamentale oggi in tutta la matematica, è il centro della matematica, ma anche delle applicazioni. La cosa divertente è che arriva un signore che ha in testa un sacco di cose di fisica, legge Riemann e dice, porca miseria, è quello di cui ho bisogno io. Io ho bisogno di una varietà a quattro dimensioni, x, y, z e t, in cui le variabili sono legate tra di loro in modo da dare un certo tipo di misura,
ed è la misura di Minkowski, no? La metrica di Minkowski, la relatività prima, speciale e poi generale. E a un certo punto Einstein dice: questo è esattamente quello che fa, e formula la sua equazione. Ecco, qui magari chiuderò. Questa è l'equazione di campo di Einstein, tenetevi forti. Allora lui dice che sulla parte sinistra delle equazioni è il marmo della geometria, la parte destra, 8πt, è il legno della fisica. Allora la parte sinistra, dice curvatura di Ricci, Rick G, meno un mezzo SG e curvatura scalare, sono due curvature che ci sono in uno spazio adimensionale, è uguale a 8πt. Risolvere questa equazione, T è il tensore energia di Einstein, dipende dalla fisica, dalla materia. Siccome T ci mettete due buchi neri che collidono, che sono due osservazioni astronomiche che hanno fatto i fisici, hanno visto due buchi neri che pom, cioè, avete un tensore fisico complicato, e risolvete questa formula, trovate in base alla curvatura, trovate la curvatura di Ricci, la curvatura scalare, T me lo dà la fisica, curvatura di Ricci, curvatura scalare la trovo con la matematica, perfetto, ho trovato come misurare e trovo le onde gravitazionali. La soluzione di questa equazione sono le onde gravitazionali. Io trovo sorprendente come, tutti troviamo sorprendente come 100 anni dopo la formulazione di questa equazione abbiano fatto una soluzione con T, due buchi neri che collidono, e l'hanno trovate, le hanno viste con questi. Quindi la matematica è arrivata 100 anni prima, Einstein ha fatto questa formula lavorando in uno spazio quattrodimensionale, dimostrando qual è la misura si fa risolvendo questa equazione, la risolviamo, e una volta risolta questa equazione, questo deve essere il modo per misurare. Come si fa a capire se è il modo di misurare? Vediamo, hanno fatto una misura qualche anno fa, hanno preso il Nobel, tre fisici per questo, e hanno trovato che la misura è il modo per misurare la Terra. Non so se mi sono spiegato. Io le ho messe insieme, questa è la mia storia che racconto in questo libro. Parto da Archimede che misura la sfera, e già è complicato, perché sapete che c'era questo Eratostene che aveva trovato il raggio della Terra, e Archimede gli ha detto: benissimo, la superficie è 4πr². Quindi lui aveva misurato il mondo, ok? E in fondo arriva Einstein che misura l'universo con un'altra formula che io in qualche modo paragono, insomma, non so se... E questa è passando per Gauss, che è un personaggio molto importante, che fa un passaggio... Gauss e il suo studente Riemann. E poi vorrei chiudere, questa è una citazione un po' lunga, questa è una bellissima lezione di Einstein all'Accademia Prussiana delle Scienze, in cui lui spiega perché la geometria pratica dell'universo, se sia o no euclidea, perché capite, quando c'era Einstein non sapeva ancora che non c'erano le geometrie non euclidee, insomma, cioè Beltrami l'aveva fatte, come vi ho detto, e lui crea una geometria nuova, cioè. Però vorrei fermarmi qui, ecco, grazie mille della vostra attenzione. La domanda? Quella di Gauss? Gauss prende una superficie qualunque e ne prende un triangolo sulla superficie. Sì, ha perfettamente ragione, non ho spiegato nulla. E A è l'area del triangolo, ok? E dice: se io moltiplico la curvatura della superficie che lui ha inventato per l'area del triangolo, è uguale alla somma degli angoli interni, alfa più beta più gamma sono gli angoli interni del triangolo, meno pi greco. Ha ragione, l'ho messa perché così volevo fare. Lui l'ha chiamata teorema egregium, perché come Archimede ha detto: questo è il mio più bel teorema. Questi sono i tre teoremi più belli dei tre personaggi. Il teorema di Archimede è il più bello per lui, il teorema egregium di Gauss il più bello per Gauss,
e la formula della relatività generale di Einstein. Ecco, questo è un teorema più complicato che qui, e come se lei osserva, la somma degli angoli interni, alfa più beta più gamma, dovrebbe fare 180, no? Sul piano. Se la curvatura è nulla, fa 0 e fa 180. Se la curvatura c'è, la somma degli angoli interni è maggiore di pi greco se la curvatura è positiva, è minore di pi greco se la curvatura è negativa, perché l'area deve essere sempre positiva. E quindi è proprio su questo che Beltrami lavora e dice: devo trovare una superficie con curvatura negativa in modo da avere che è violato il teorema di Euclide, che la somma degli angoli interni è pi, e crea una geometria non euclidea. Non so se mi sono spiegato, è il teorema egregium di Gauss, un teorema molto profondo. Già che mi ha fatto questa domanda, le faccio vedere una cosa che a me affascina moltissimo guardando questa. Vedete, tutte e tre le formule sono bellissime, complicatissime, esaustive, chiudono, ti danno le aree, ti danno le onde gravitazionali, ma a destra c'è sempre questa costante pi greco che i matematici sono un po', non dico angosciati, ma insomma, sapete, è un numero trascendente. Non è un numero razionale, è un numero irrazionale, ma più che irrazionale, è trascendente. Giorgio, credo che ne parlerai tu oggi. È un numero che non si riesce a imbrigliare, a tante cifre decimali che non si possono calcolare, cioè si possono calcolare fino a un certo punto, ma non si ripetono mai, non si avrà mai una determinazione finita di che cosa sia pi greco. Quindi è affascinante, i matematici con la teoria della misura dominano il mondo, riescono a misurarlo, ma con un'approssimazione con questo pi greco. Vedete, una delle cose che a me piace andare in bicicletta, e quando dovete tarare il contachilometri c'è scritto che dovete moltiplicare il diametro della ruota per 3,14, e io tre volte dico: perché 3,14? Facciamolo un po' meglio, no? Però infatti io lo taro in modo da far più chilometri di quelli che faccio, così sono molto fiero, dico: oggi ho fatto. Ci sono altre domande, no? Non so se ci sono altre domande. No? Quindi ringraziamo di nuovo il professor Andreatta. Grazie a voi ancora. Di essere venuti a sentire.